Mi chiamo Rachele Bruni, ho vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio e faccio parte della Federazione Italiana Nuoto e mi sono qualificata per le Olimpiadi di Tokyo. Il sogno delle Olimpiadi l'ho inseguito da quando ho iniziato a nuotare, comunque, perché penso sia il sogno di qualsiasi atleta. Sono nata a Firenze, ho una sorella e un fratello. Ho iniziato da piccola a nuotare e nel 2012 mi sono trasferita a Roma per portare avanti il mio sogno. Quando ero piccola ho praticato un po' di danza classica. E poi i miei genitori mi hanno portato in piscina perché comunque ci tenevano che io imparassi a nuotare insieme ai miei fratelli. E quindi da lì poi è iniziata questa passione per il nuoto, prima dai corsi e poi c'era una società dove andavo lì in piscina e quindi mi sono iscritta e da lì poi ho fatto tutti i piccoli passettini, esordiente B, esordiente A, categoria ragazzi, fino ad arrivare ovviamente grande. A 15 anni, finito la prima superiore, praticamente mi sono qualificata per gli europei della 5 km in acque libere a Budapest nel lontano 2006 e da lì ho capito che poteva essere veramente una strada da percorrere e da poter intraprendere. La mia prima medaglia a livello internazionale sono stati gli europei del 2005-2006, europei juniores, ero piccolina, non l'ho vinta, sono arrivata terza. Ero contenta, comunque soddisfatta di quello che stavo facendo, perché comunque da piccola piccola non ero fortissima, quindi poi pian piano sono arrivati tutti i risultati e quindi questa cosa mi gratificava molto, nonostante, cioè, tutti i sacrifici comunque fatti iniziavano a essere ripagati. Il nuoto di fondo l'ho iniziato a praticare perché già da piccola facevo comunque distanze faticose, facevo 200 delfino, gli 800, stile libero, quindi ero già predisposta alla fatica. Il mio ex allenatore mi ha provato a far fare questa gara e io sono stata contenta di farla, insomma è andata bene, poi l'abbiamo provata anche nel lago, quindi poi il lago è andata bene, mi sono divertita, anche se la mia prima gara in lago diciamo che è stata una tragedia perché ho perso cuffie, occhialini, avevo capelli lunghi, ho perso l'elastico, quindi sono arrivata in fondo alla gara quarta con tutti i capelli davanti. Però nonostante questa disavventura, diciamo che mi è piaciuto un sacco e quindi da lì poi ho continuato a intraprendere questa strada. In questo sport sicuramente serve tanta forza mentale perché comunque sono gare che durano, la 5 dura un'oretta che già lì è un po' più facile, però la 10 km sono 2 ore, poi c'è anche la 25 che dura 5-6 ore. E quindi non serve solo la preparazione fisica ma anche quella mentale perché comunque ci sono dei momenti in cui durante la gara che puoi magari dire non ce la faccio più, sono stanca, mi sento a pezzi, quindi se in quel momento la testa vince sul fisico che dice no non ce la faccio, ti si stacca il cervello e proprio cioè, non vai più avanti, insomma, non riesci a finire la gara come magari la potresti aver preparata. La lavoro io tutti i giorni perché comunque facciamo allenamenti da 8-9 km sia la mattina che il pomeriggio, quindi comunque quando sei stanco, stanco morto, devi continuare a lottare comunque durante l'allenamento per dare il meglio, perché anche se sei stanco è proprio in quei momenti lì che vai oltre i tuoi limiti e quindi riesci a migliorarti. Allenarsi tutti i giorni è importantissimo perché comunque la costanza o comunque anche il fatto di essere stanco
cioè, e dici vabbè mi riposo, però se ti riposi poi l'allenamento successivo del giorno dopo magari lo fai con più facilità perché ti sei riposato, invece devi essere in grado di fare l'allenamento, lo stesso allenamento fatto bene con la stanchezza del giorno prima, perché così il tuo mattoncino praticamente lo sposti sempre un po' più avanti rispetto, se no è come fai tre passi avanti, un passo avanti e tre indietro, quindi è così che diciamo che funziona. Il sogno delle Olimpiadi l'ho inseguito da quando ho iniziato a nuotare comunque, perché penso sia il sogno di qualsiasi atleta arrivare alle Olimpiadi e magari vincere anche la medaglia d'oro. Io ho vinto quella d'argento e sono molto felice. E la gara lì è stata molto bella, diciamo che è iniziata l'anno prima perché ai mondiali di Kazan io sono arrivata quarta, proprio sull'ultima bracciata, che ero terza, e quindi diciamo è stato un dolce amaro quella qualificazione, perché comunque la medaglia mondiale mi mancava, e quindi col quarto posto, però la qualifica dell'Olimpiade diciamo che abbiamo parato. Però l'ho costruita poi tutto l'anno successivo, l'anno delle Olimpiadi, la volevamo, sapevamo che ero in grado di, sapevo che ero in grado di poter vincere una medaglia, quindi mi sono messa d'impegno e è stata un'emozione incredibile. Gareggiare, ho cercato di stare più tranquilla possibile anche la sera prima della gara, anche se non è stato molto facile perché le aspettative erano comunque alte, quindi uscire dall'acqua senza magari aver raggiunto l'obiettivo sarebbe stato tosto, e quindi non volevo crearmi false aspettative, comunque tutte cose scaramantiche di noi sportivi. Quando poi sono entrata in acqua, diciamo che le paure sono svanite un po', ecco. Dovevo fare la gara che ho costruito durante l'anno, quindi ero, diciamo, mi sono tranquillizzata e l'ho portata in fondo. Non ci credevo, non ci ho creduto quando ho toccato il tabellone, anche se ho pensato già a un altro obiettivo da pormi. Però poi l'ho realizzata il giorno dopo, pian piano, e avevo fatto veramente qualcosa di molto bello e emozionante, quindi bello, cioè proprio bello. Diciamo che le nostre gare non sono semplici da seguire perché comunque essendo in mare aperto, cioè, è un po' più dispersivo rispetto a una piscina che è tutto al chiuso e c'è il pubblico intorno e segui la gara benissimo. Però è stato bello perché fuori c'era un sacco di gente, quindi quando abbiamo finito la gara, anche prima della partenza, avevamo tutte le persone attorno, è stato, cioè, proprio bello viverla proprio questa esperienza. La differenza tra piscina e mare è il fatto che comunque in mare puoi trovare qualsiasi condizione, mare freddo, acqua fredda, acqua calda, onde, correnti, meduse. Invece in piscina è semplice, la temperatura è quella, si nuoti nella corsia, quindi diciamo che ci sono un po' di differenze, però proprio per questo c'è la differenza tra, diciamo, un nuotatore in piscina e un nuotatore in vasca, che io riesco ad adattarmi molto bene a qualsiasi situazione trovo in mare, ecco. Sicuramente non mi piace un mare che è una tavola, cioè che non ci sono onde, mi piace che sia un po' magari increspato, comunque con le onde almeno ci si può divertire un po', rende un po' più viva la gara, diciamo. L'unica gara che ho fatto con le meduse è stata quest'estate a Marina di Grosseto. Eh sì, ci pizzicano, però, cioè, che devi fare? È una gara, chi se ne frega. A me mi è capitato di alzare la testa per guardare dove era la boa, ho rimesso la testa, la medusa in faccia. Però, cioè, pizzica, però, cioè, sti cazzi, vai, cioè, non è che posso stare dietro alle meduse. Cioè, come l'arrivo della 5 km ai mondiali 2 anni fa, che la francese che mi ha preso, mi ha toccato gli occhialini e mi si sono aperti e io ho continuato a nuotare, sono arrivata senza occhialini. Cioè, non, chi se ne frega, cioè, poi io sono un animale, diciamo, a me, cioè, sono in gara, a me non mi ferma nessuno. C'ho l'ansia prima di partire, un po' ansia, un po' di paura. Però una volta sono partita, per me, cioè, non... Il rinvio delle Olimpiadi per me, diciamo, che è stato un sollievo, tra virgolette, perché comunque stavo
le stavo preparando, però poi mi sono dovuta fermare perché mi sono ammalata, quindi diciamo che la preparazione l'avevamo un po' modificata, quindi ero un po' anche preoccupata per, insomma, per aver perso i giorni di allenamento, quindi diciamo è stato un sollievo. Dall'altra so che ho un anno in più rispetto a quando le dovevo fare, bisognava farle, quindi boh, l'ho presa un po' così, ho visto un po' il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, anche se ora sono più tranquilla, sono serena, mi sto allenando bene, nonostante insomma tutti i problemi di non allenarsi, e quindi è stato abbastanza difficile. In Giappone non ci sono mai stata, sono stata in Cina, ma mai in Australia, ma in Giappone mai. E il sushi mi piace, quindi diciamo che è già un passo avanti, così almeno posso assaggiare anche magari i cibi insomma del posto. E sono curiosa di vedere com'è la cultura giapponese, perché so che è una cultura interessante, quindi mi piace, sono contenta di partecipare alle Olimpiadi e di vedermi anche un po' Tokyo. Ho dedicato praticamente la mia vita al nuoto da quando sono piccola, quindi lo rifarei, farei tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare fino a qua, perché comunque sono soddisfatta di quello che ho fatto, di quello che sono, di quella che sono diventata, che comunque lo sport ti aiuta a crescere, ti aiuta a vedere, sicuramente a vedere la vita un po' diversa rispetto magari alla vita reale, perché comunque ci sono delle differenze, però rifarei tutto, non rimpiango niente, perché anche se ci sono stati momenti difficili, momenti bui, che fanno parte di ognuno, cioè della vita insomma, e non è che va sempre tutto liscio. Quindi nonostante i momenti bui e tutto, rifarei tutto, sì, perché è un'emozione grandissima, un'emozione indescrivibile proprio, arrivare a raggiungere i propri obiettivi, ma che possono essere le Olimpiadi, può essere la medaglia alle Olimpiadi, può essere un mondiale, può essere un campionato italiano, può essere un campionato regionale, per chi comunque è piccolo, magari cioè, ancora gli obiettivi che si pone sono più piccoli, cioè più bassi ovviamente, quindi cioè, quando raggiungi obiettivi e continui a mettere obiettivi davanti alla tua vita e non smetti mai di sognare, quella è la cosa più bella, insomma, quindi rifarei tutto proprio. Restando calma, comunque sapendo le tue capacità quali sono, allenandoti sempre bene, infatti cioè, non devi mai mollare, perché comunque se molli hai perso, il sogno sta lì, il sogno, l'obiettivo è lì, se lo vuoi raggiungere ce la puoi fare, con le forze, magari parlando con l'allenatore, comunque anche l'ambiente della squadra ti può aiutare a superare questi momenti, quindi diciamo che tutto può servire. Sono difficili, però io quando nel 2014 pensavo di smettere di nuotare perché i risultati non arrivavano e comunque continuavo a nuotare, a fare chilometri e chilometri, cioè per niente praticamente, quindi però sono andata a una gara di Coppa del Mondo, ho resettato tutto, ho detto basta, io voglio divertirmi, voglio provare a staccare il cervello, va, come va va. Quindi da lì poi ho gareggiato bene, mi sono sentita bene, sono stata serena in acqua, quindi da lì ho ripreso sulla retta via, mi sono rimessa nella dritta via e quindi sono ripartita. Non è facile capire cosa racchiude lo sport, perché comunque ci sono tante magari persone che non sanno cosa c'è dietro al raggiungimento di un obiettivo, ma c'è veramente tanto, cioè il sacrificio di magari non andare in vacanza o non fare le vacanze di Natale, perché comunque io non festeggio solo 25-26, poi il resto delle vacanze di Natale io mi alleno sempre, tutti i giorni, quindi comporta quello, comporta magari non andare in vacanza, non farsi un weekend magari che vuoi dire vabbè parto venerdì, sabato e domenica, faccio un weekend, no, invece devi allenarti, quindi
comporta tantissime cose arrivare a raggiungere l'obiettivo che ti sei preposta, quindi per me questo è lo sport. Vorrei dire di lottare per i propri sogni e non mollare mai, perché io ho vissuto proprio questa esperienza nel 2014 e volevo mollare tutto perché era tutto facile, cioè finire la mia carriera così, basta, e mollare, non continuare perché era inutile. Invece poi mi sono messa lì, testarda, con determinazione, ho riprovato, ho ritrovato la serenità e sono riuscita a raggiungere l'obiettivo che mi ero preposta da quando ero piccola. Quindi proprio per questo non mollare e inseguire i propri sogni, perché comunque magari sei lì che stai per mollare. Io nel 2014 stavo mollando e poi l'anno dopo qualifica olimpica e l'anno dopo ancora, cioè, ho vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Quindi se lo penso così mi vengono ancora i brividi e per questo sì, voglio dire questa cosa qui, che sognare, di non smettere di sognare mai, mai. Sì, una cazzata sembra che dici che non devi smettere di sognare o comunque non porti obiettivi, però è la realtà, cioè se la guardi bene, per esempio, cioè il mio sogno nel 2014 quando io volevo smettere di nuotare era che volevo aprire una pasticceria, che ce l'ho ancora in testa questa cosa e vorrei aprire una pasticceria perché comunque è una cosa che mi piace, è una cosa che mi appassiona. Faccio i dolci, mi piace imparare a farli, cioè come nuotare, insomma mi piace comunque nuotare, capire, avere ancora più esperienza rispetto a quella che ho, quindi comunque è proprio quello. Magari finite le Olimpiadi, non lo so, magari mi apro una piccola pasticceria, non lo so, comunque quello ce l'ho in testa e sicuramente qualcosa farò.